questo augurio di poter continuare. Anche quest'anno siamo riusciti a organizzare il nostro presepio vivente, siamo arrivati alla 29esima edizione e non avremmo mai detto 29 anni fa. Quindi per noi è un motivo di grande, grandissima soddisfazione essere riusciti a sconfiggere il Covid l'anno scorso rappresentando la 28esima edizione e quest'anno continuando la nostra tradizione. Quindi questi volontari meravigliosi hanno cominciato a lavorare sul campo sportivo a settembre e sono arrivati puntuali, pensiamo anche quest'anno, all'appuntamento del Santo Natale. Noi seguiamo sempre il nostro cliché, no, di presepio vivente, pertanto abbiamo queste tre fasi del presepio vivente, una prima fase in cui il pubblico passeggia per Betlemme ammirando e assistendo a tutti i vari mestieri, sono circa una cinquantina le capanne dove ci sono i presepi e dove ci sono le varie attività e i vari lavori e poi la fase più importante è la rappresentazione, la seconda fase in cui il pubblico esce e quindi da fuori campo potrà assistere alla nostra sacra rappresentazione che contraddistingue e caratterizza il nostro presepio a differenza di tutti gli altri presepi. Poi la terza fase in cui il pubblico rientra in Betlemme, e rientra in Betlemme e ci sarà una Betlemme dove la capanna sarà riempita dalla Sacra Famiglia che nel frattempo è arrivata durante la sacra rappresentazione. Quest'anno oltretutto avremo la fortuna di avere una famiglia anche ghanese e quindi abbiamo allargato la cerchia delle sacre famiglie anche a comunità che non sono del territorio. In passato abbiamo avuto anche famiglie cinesi, rumene e speriamo e auspichiamo molto di avere anche una famiglia ucraina quest'anno. Direi che il significato dell'apertura del nostro presepio anche ad altre comunità è un motivo fondamentale di estrema importanza. Le date sono il giorno di Natale, chiaramente il 25, il 26, poi il 1 gennaio, il 6, l'8, il 15. L'8 gennaio avremo anche la fortuna di avere con noi il nostro Vescovo che come tutti gli anni ci onora di avere la sua presenza e pertanto siamo veramente molto contenti anche di questa sua partecipazione. Arriva gente anche dalla bassa Emilia Romagna, quindi a un certo punto è prestigio per un piccolo comune e quindi io non devo far altro che ringraziare questi, diciamo, volontari che si impegnano, perché l'impegno è notevole, partono già a settembre per poter presentare tutto il villaggio e dopo ci sono quelli, diciamo, quelli 150 che ad ogni rappresentazione sono presenti e si fanno, diciamo, anche lì. Cioè, stando anche tante volte al freddo, perché non sempre abbiamo delle giornate eccezionali, visto il momento, però diciamo quello per Bagnolo è veramente una cosa di prestigio. È un bellissimo evento, una bellissima occasione che noi come parrocchia di San Biagio e San Nicolò Po viviamo volentieri, perché per noi è vivere il Natale, quindi vivere il presepio vivente, mettere in opera tutto questo è anche un modo per sentirsi più uniti anche come famiglia e poi anche vivere il Natale con più intensità, perché puoi fare vivere i mestieri, vivere la Santa Notte, la Sacra Rappresentazione, la nascita di Gesù, ma soprattutto puoi viverla quest'anno all'insegna della pace, perché con quello che succede nel mondo penso che sia anche un bel messaggio di pace, poter vivere il Natale come un momento di raccoglimento e di speranza per il nostro mondo.